Forse ho esagerato un po' per stare via una settimana in van. Prepara la nostra casa. Questa creatura se la presenta lei. C'è il Basil. Vediamo se arriva fino a... Boh, non sappiamo neanche dove. Sta già prendendo terra, Basil. 10% della preparazione stiamo andando a bere. C'è... Andiamo i materassi sotto perché sennò... Galbus. Sono le ore 6:30 e può avere inizio questo van tour 2024. Una leggera pioggerellina. Siamo ufficialmente partiti per una meta che ancora non sappiamo. Approdati al Decathlon. Andiamo a comprare le bombolette, no. E anche il vasetto per Basil. Signori. No. Primo snack. Non abbiamo il cucchiaio. Allora, dato che non abbiamo ancora un itinerario, stiamo pianificando il percorso che potrebbe essere grosso modo questo. Prossimo step, quindi, teoricamente, Polignano Mare. Dopo ben 6 ore di... con la pioggia, che non ci ha mai lasciati. Costa dei trabocchi. Fermiamo a mangiare in un parcheggio. Il nettare di Jesus. Allora, abbiamo mangiato il caffè. Se vi dovesse capitare di andare al Lidl, così della Sunday. Assomigliano molto ai Kinder cereali. C'è anche il Cristo degli Abissi qua. Questo qua. Abbiamo appena attraversato un cartello che testimonia che il Molise esiste. Siamo di nuovo in riserva carburante. Ok, dopo 8 ore 43 e 772 km di pioggia, siamo arrivati a Polignano Mare, in Puglia. Oh my god, it's unbelievable. Plaza Central de Polignano al Mer. Vabbè, finché il tuo, guarda. No, vai via. A Polignano, per le vie, ci sono queste scritte. E devo dire che il centro è davvero molto, molto bello. Che cena? Ritata. Non senza poche difficoltà. Siamo riusciti a mettere le lenzuola. Really, really good. Oh, figa. Non sarà bello fare la pippi guardandola? Non sarà il primo che vedo. Oh, qua che bella colazione vista mare. Siamo arrivati a Beautiful Tree. Verresti ad abitare a Trullolandia. Bello però. Ma voi l'avete mai mangiata una pettola? Siamo arrivati allo studio. Abbiamo preso un castagno. Dello Zenzer? Siamo arrivati anche a un lago. No, il problema è che... Quanto sarà a fondo questo lago? Mamma. Pausa pranzo con vista, parcheggio. No. Siamo riusciti a incastrarci. Ci sparano se andiamo a rubargli una clementina. Ufficialmente entrati nella Salerno Reggio Calabria. No, c'è Basil che è stato... No, poor Basil. Quanto è grave? Il suo vaso. Guarda quanto è grave. Ora questa sera mangiamo la salsiccia con i fagioli. Se qualcuno ha una ricetta della salsiccia con i fagioli ce la mandi per favore. Salsiccia e fagioli, check. E niente, è cominciato a piovere. Guarda che cena. C'è. C'è. Bitch. Oh, ci stava. No, aspettavamo proprio che c'erano le piante un po'. Nel frattempo la tecnologia ci ha abbandonato, quindi stiamo giocando a Exploding Kitten. Non tanto bene. Acqua. Attenzione che hai impreso un mar d'acqua. Adesso dobbiamo anche lavare le nostre stoviglie. Ma non abbiamo il sapone. Ho fatto una mattinata di call. Siamo arrivati a una yogurteria. Guarda cavallo. Paestum. È uscito il sole, adesso Bonnie ci ha portato a vedere qua un zavai che... Guarda che bello, che bello roba. Del fatto, c'è questa roba americana. Siamo arrivati nel nostro spot per il pranzo con il Sun che sta male. Doggy! Siamo arrivati ad Amalfi. Gli americani. Non credo che l'abbiano fatto gli americani. Stiamo per prendere l'ascensore per andare al cimitero di Amalfi, dove ci hanno detto che c'è una bella vista. Devo dire molto molto bello. Portici, in provincia di Napoli. Troppo. Cavallo. Siamo a Napoli, centro di Napoli. Sta mangiando la parmigiana. Piazza del plebiscito. Le due Chinese. Di Colm. E adesso sto andando a raggiungere
cavallo a Pompei. Che cavallo ha pagato 2 euro, io 18, perché lui è under 25. All'anfiteatro di Pompei. Vi racconto che grazie a cavallo che ha fatto un acquisto ci hanno tenuto il monopattino che non ci volevano far passare dopo 3 km di cammino sotto una bancarella davanti all'ingresso, sì, di Pompei. Che sicuramente il monopattino è in vendita. No, che è un bel giardino comunque. Guarda qua Octavius. Va. Guarda il Vesuvio. La fai capire di schiaffo adesso. Bene, siamo nel bordello qua. Buonasera ragazzi, dove potete ammirare il caro Vesuvio. E lì in basso non si vede, un po' spento, Castel dell'Ovo, che fa da punta di tutto il golfo, che continua all'altra parte ovviamente con tutto il porto. È qua bellissimo, caro. Il naso di Pulcinella. Ok, vai, vada. Tanto c'è una testa di morto. Questa è la testa di morto, questa è la chiesa delle Capostelle, o chiesa delle anime pezzentelle. Poi. All'interno ci sono veramente dei dischi delle anime del purgatorio a cui la gente affida le proprie grazie. Abbiamo la pizza. Bene, dopo la visita guidata nel centro di Napoli stiamo andando in direzione Caserta, dove domani in teoria andremo a vedere anche la Reggia. Soffitti affrescati e anche vista del furgo. Cioè, se domani ci sarà ancora un furgo. Com'è la polacca? Abbiamo mangiato la polacchina con Antonello. Sì, ma... Abbiamo salutato il nostro pittoresco host Antonello. Mentre al macchinisti siamo arrivati alla Reggia di Caserta. Oggi per fare un'operazione immobiliare. È gigantesca questa Reggia. Ha detto che lei si fa anche un po' di spiegazione del parco. Poi no. Penso che ci starebbe proprio bene Johnny lì dentro. Sento che a Saleucio c'è un sedificio antico, lo vanno anche a visitare, che è bellissimo, ha portato l'acqua al sedificio e contemporaneamente ha fatto creare una cascata fornendo l'acqua alle cascate per fare i giochi d'acqua e in più per fornire l'acqua a palazzo. Bene, la nostra local guide Salvatore, nonché anche autista, ci ha spiegato tutto quello che dobbiamo vedere. Oh my god! Siamo appena arrivati a Bali, aspetta che ti immagliettino le maniche corte. Guarda che ci sono i fish che sono in letargo. Se proprio notato. Ah beh, nessuno ce l'ha raccontato. L'occhio del massone. Ciao, carfish, no! Guarda che bello! Molto bella! La visita alla Reggia di Caserta, siamo venuti a fare un giro al da Boreale a Caserta. Nel mio progetto, ormai ha 2 anni questo progetto, è un progetto di ristorazione abbastanza ampio, abbiamo diversi ambienti e ci divertiamo, adesso facciamo un giro. C'è davvero il colluttorio? No, no, non c'è. Fatto il pranzo di Natale con Mauri, stiamo andando in ufficio da OnLab. Siamo arrivati alla cascata delle Marmore. Abbiamo trovato questa americana. Piazzola che non è proprio una piazzola, ma là ci sono le cascate delle Marmore. Originale USA. Dal parcheggio della cascata delle Marmore. El Sanjo. Vista Sacco del Pattume. Guardate il lusso. Bicchiere di vino, fornellino su una sedia, neanche il tavolo. E salsiccia. Benvenuti nella mia cucina. Stasera ci siamo incappati in temperature leggermente basse fuori. E no, oltretutto, se avete visto poco fa la clip precedente, ho cucinato delle buonissime salsicce che 3/4 sono cadute per terra proprio quando erano pronte, quindi abbiamo ripiegato con questo raviolo scottato in padella. Che bello, pare di mangiare sul nostro letto. Ah, almeno tanto altro posto. Letto. Caldo. Cavallo, cosa hai combinato? Tu cosa hai combinato? Hai ribaltato tutto il formaggio. Ma io con la mia aspirapolvere e compressore. Vi faccio vedere, scusate. Se buchi una gomma, attacchi il tubo qua e la gonfi. Se rovesci il formaggio, lo aspiri. Bene, sveglia con la brina. Ora ho appena chiesto agli operai qua dietro informazioni e pare che le cascate delle Marmore le accendano. Cioè, aprono l'acqua solamente durante l'estate o di sera.
o durante le feste. Noi siamo qua a guardare una cascata secca, mi sa. Stiamo provando ad andare a esplorare anche senza che ci abbiamo dato il biglietto. Allora, saranno anche chiuse, però noi che ci accontentiamo anche di poco, vediamo che comunque questo è una cascatella. Non sarà il massimo, però manco male. Oh, saranno anche chiuse, però c'è, la cascata c'è. Allora, a pieno regime dovrebbe essere così, però vabbè, se la facciamo bastare. Punto panoramico del percorso numero 4 con sole. Stiamo in questo momento, oltre a lavorare, passando il lago di Bolsena, dove siamo già stati. Se non hai visto il vlog dovresti guardarlo, che è là. Approdati alle cascate del mulino, dove qua c'è il furgo e là le cascate. Again, sacca zen, però ci sono i bagni, gli zingari sono arrivati. Guarda mo che pranzetto. Vista cascatelle. Baro. Il classico pasta di pesto al sacco per gioire a pieno delle gioie di queste cascatelle. Siamo pronti per il bagno, ci vediamo dopo. Donna cavallo, ha fatto una mega skill. Io ho le flip flop cingolate intanto. Può dire troppo stretto, non è più balneabile, ma quella è la zona top, anche perché è, non c'è nessuno. È più calda però qua anche là. Luogo segreto. Molto bello. Abbiamo trovato anche un bel pensiero positivo che ci ha lasciato sul furgo. Parla di qualcosa di liturgico. Lo. Tutto molto bello. No, pazzesco. Questo non so se si vede, ma... Hai Bonnie convinto prima che voliamo giù dalla montagna. Abbiamo guardato un fiume. Anche i Sinjai. Siamo arrivati da Nenci. Dai, ciao al vlog. Ciao. Un vlog di Mattia Bonnie. Caro Paul. Ciao. Raccontatemi un attimo di cosa si tratta questa cosa qua. È la torta al testo, ragazzi. È una grande piadina, un pochino più levitata. E si può riempire al mezzo. No, dai. E intanto io mangio almeno. Allora, è piena di pinaci e salsiccia. Viene cotta in mezzo a due pietre, chiamate testo. Siamo arrivati a Montepulciano, che dovrebbe essere lassù. Dove siamo? A Montepulciano. Ma che foschia, non si vede bene, ma là c'è il lago Trasimeno. Siamo arrivati nella piazza dove hanno girato il film Twilight. Wonderful! Bello Valdorcia. Ciao! Ciao! Ciao. Ciao Andrin. La salsiccia di Paolo mangiamo. No, non è proprio così. Mangiamo cavallo Andrin. Buon appetito. Fermandoci sul ritorno, siamo a fare un giro ballerino del Bugiao. Ci rimane solo da mettere in ordine il van. Siamo arrivati a Ferrara, ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao cavallo. Ciao, belli.